ciao e bentornati per un nuovo video. Oggi Dyson V10 un anno dopo. Sembra quasi una pubblicità. In realtà oggi vi voglio parlare della mia esperienza dopo un anno di utilizzo del Dyson. In questo video ti dico i vantaggi, gli svantaggi, perché ho deciso di comprare il Dyson un anno fa, cioè quali sono le ragioni che mi hanno portato e tutte le mie dinamiche mentali, e come si può interfacciare nella tua routine quotidiana. Faccio una precisazione a inizio video per chi se lo stesse chiedendo: ovviamente non è un video sponsorizzato, non è un video affiliato, magari lo fosse. Questo è il suo corpo motore, qui c'è il filtro e poi ci sono tanti accessori. Il mio è il Dyson V10 Absolute. Perché ho deciso di comprare la versione completa? Non sai quante volte sono andata al centro dove vendevano il Dyson, c'era pure la promoter dedicata, quindi ti faceva vedere, ti spiegava, e io ero interessata soltanto a una spazzola. Perché? Perché pensavo che la spazzola, quella con il rullo morbido, per me non era adatta. Poi alla fine mi sono decisa perché la signorina è stata molto convincente, e meno male che mi sono decisa a prendere tutte e due le spazzole, perché adesso ti dico la differenza. Ho deciso di comprare il Dyson quando stavo finendo di ristrutturare e io in realtà all'inizio sono stata molto combattuta. Lo avevo messo nel budget della ristrutturazione giusto perché davvero mi volevo fare un regalo. Mi volevo fare un regalo perché avevo impiegato così tante energie e così tanto tempo al progetto di ristrutturazione della casa che mi volevo fare un regalo grande. Però ero sempre un po' titubante perché mi sentivo in colpa, tutti questi soldi in un aspirapolvere. Io prima avevo un aspirapolvere molto potente della Hoover, però era il classico aspirapolvere con il barattolino che ti segue, con il tubo corrugato, che è sempre quello che io rompevo. Perché? Perché io lo tiravo, come si fa con tutti gli aspirapolveri normali, te lo trascini, poi lui beccava un angolo, si fermava, allora io tiravo. Nel momento in cui lui si sbloccava dall'angolo e mi veniva addosso, io gli davo un calcio, quindi litigavamo sempre, io la odiavo. A parte il fatto che per me fare le pulizie è una sorta di punizione, cioè voi mi dovete credere, io mi sento punita. Nessuno mi può rivolgere la parola mentre faccio le pulizie. Insomma, per me è veramente una fatica e lo vivevo davvero con sofferenza. Quindi ho detto, faccio questa scelta. Mentre stavo finendo la ristrutturazione è uscito il Dyson V11, quindi il V10 è andato in grandissimo sconto. Mi è sembrato proprio un invito a nozze e un segno del destino e quindi sono andata a comprarlo. La prima cosa che ho fatto quando sono tornata a casa, all'epoca ero un attimo a casa di mia madre perché c'era questa situazione un poco di transito e lei aveva molti tappeti in casa, l'ho messo a caricare e l'abbiamo passato in mezzo tappeto. Premetto che la mattina il tappeto era stato regolarmente pulito con un aspirapolvere classico, sai, i vecchi aspirapolveri Electrolux, quelli grandi che sono potentissimi. Quindi il tappeto doveva essere pulito. Quindi ho pulito questo tappeto con la spazzola dedicata per il tappeto, che te la faccio vedere da vicino, vedi? È questo rullo che ha questa spazzolina così e poi ha questa spazzolina un pochettino più rigida. In realtà questo fa un movimento tipo a battuta sul tappeto, e come se fosse proprio un battitappeto. E lo abbiamo passato sul mezzo tappeto. Finito questo mezzo tappeto siamo andati un passo indietro e abbiamo sgranato gli occhi perché il colore del tappeto era davvero cambiato. I rossi e i blu del tappeto erano completamente diversi, molto molto accesi. Quindi ho detto, vabbè, io comunque tappeti a casa non ne ho. Ho rimballato tutto e ho aspettato di usarlo a casa mia. Adesso ti dico, secondo me, quali sono i vantaggi che fanno la differenza per questo elettrodomestico. Allora, innanzitutto ha pochi accessori ma tutti funzionali. Sai quando invece tu trovi negli aspirapolveri tanti piccoli accessorini, li metti un attimo nel cassetto e poi ti accorgi di non usarli mai? Almeno a me è sempre successo così con tutti gli aspirapolveri precedenti. L'accessorio che mi ha sempre incuriosito e
alla fine straconvinto a comprare questa tipologia di aspirapolvere è stata questa, che è la spazzolina per i divani, materassi. Allora, io prima avevo un divano di pelle, ma da quando ho comprato questi in microfibra facevo davvero fatica, perché non sapevo mai prima come togliere la polvere e come poi passare, perché questi divani in microfibra basta un panno umido con un poco di detergente e ritornano perfetti. Ma prima di passare il panno umido devi togliere la polvere, le bricioline e tutto quanto, e io ero sempre in difficoltà. Questo me lo hai visto in azione nel video dell'home tour, e anche nel video della pulizia della camera da letto. Perché? Perché io lo adopero con grandissima soddisfazione sui divani, lo metto alla massima potenza e in un attimo il divano è perfettamente pulito. Vedi? Ha questa spazzolina che si muove. Quindi riesce a inclinarsi in diverse angolazioni e tu riesci a pulire qualsiasi tipo di divano tu abbia con questo e in un attimo. Poi con questo pulisco anche in un attimo il materasso alla massima aspirazione. Questo ha tre velocità di aspirazioni. Poi ti faccio vedere un'altra cosa comodissima che mi hai visto anche utilizzare. Allora, questa è una spazzolina doppia, come vedi ha la parte di plastica, poi tu la spingi ed esce fuori questa spazzolina. E questa me l'hai vista usare, per esempio, per spolverare la parte superiore della cucina, degli armadi. Perché? Perché io in genere ero abituata che prima passavo la pezza per la polvere e quando si tratta di cose che non fai spesso, tipo la parte superiore degli armadi, tipo la parte superiore della cucina, poi lateralmente alla cappa dove c'è anche un pochettino di, come dire, il vapore acqua e i grassi creano quella schifezza là, mi veniva veramente particolarmente difficile. Con questo invece, in un attimo, io tiro su la polvere dalla parte superiore e in un attimo ho aspirato tutto. Riesci ad arrivare anche in luoghi davvero difficili. Quest'altra spazzolina invece è dedicata alle parti delicate. Per esempio, io con questo pulisco la superficie del computer. Sai tra un tasto e l'altro dove si annida sempre la polvere? Ecco, io lo faccio con questo perché la spazzolina è morbida, arrivo a tirare, non ci vuole chissà quale potenza ed è perfetto. Come altro accessorio c'è questo lungo con cui mi hai visto aspirare tutta la polvere dei battiscopa. Questo lo uso anche per pulire i termosifoni tra una bacchetta e un'altra, così da non infilarci sempre la mano. Quindi do una prima tirata di polvere bella potente con questo e poi finisco di passarlo con la pezza. E poi ti faccio vedere le altre due sp le spazzole principali. Allora, questa è la spazzola che ti dicevo poco fa per i tappeti. Vedi? Da così sono tutte smontabili, vabbè, questo lo saprai benissimo. Vedi qua, da qua si apre e si esce il rullo. E questa è l'altra spazzola. La tolgo dal tubo. Ho il tubo rosso, ora ti spiego il perché alla fine, che in realtà è del V7. Il V10 ha il tubo arancione che io ho di là. L'altra spazzola è proprio questa, quella di cui ti dicevo che era un pochettino titubante. E vedi, una spazzola pelosa e fa assolutamente lo stesso lavoro dello Swiffer, ma contemporaneamente tira, che è una meraviglia. Non devi avere dei pavimenti necessariamente delicati, tipo il parquet, per cui è perfetto, ma anche nel gres porcellanato, come il mio, questo è come se lucidasse il pavimento dopo che ti aspira le briciole, perché questa non ha la stessa aderenza. Dopo averti fatto vedere gli accessori, allora ti dico i vantaggi. I vantaggi, innanzitutto, il vantaggio principale, pazzesco e impagabile, è che è senza filo, quindi non hai cose da tirarti, non hai ogni volta da attaccare e togliere la spina. E un altro vantaggio impagabile è che è assolutamente versatile. Io l'aspirapolvere che avevo prima l'ho completamente eliminata perché con questo riesco a fare assolutamente tutto. Quindi questo mi basta e non ho bisogno di nient'altro. Occupa pochissimo spazio. Adesso ti faccio vedere dove io l'ho posizionato. E
quindi io l'ho posizionato nel camerino, vicino alla presa. Loro ti forniscono di un supporto a muro, quindi tu lo metti là, lui non tocca neanche terra, come vedi è completamente appeso. E poi io ho comprato a parte questo accessorio che ti consente di mettere tutte le spazzoline e di non avere niente né nei cassetti né in giro per casa. Scopa in originale esce soltanto con il supporto principale, dove ci sono i due buchetti, quindi teoricamente potresti mettere soltanto due accessori. Ma con questa prolunga, perché è una vera e propria prolunga, che ora ti faccio vedere senza accessori, tu hai la possibilità di mettere tutti gli accessori del Dyson senza avere più niente e averli sempre a portata di mano. Quindi per quanto mi riguarda questo è assolutamente un grandissimo vantaggio. Per caricarsi ci sta pochissimo, io personalmente non l'ho mai trovato scarico, mi succede raramente se faccio più cose contemporaneamente con questo, quindi se decido di fare il materasso, i divani e poi decido di fare qualcos'altro alla massima potenza, dopo un quarto d'ora lo devo ricaricare. Però è una cosa che veramente mi succede raramente, rarissimamente. Potente, potentissimo. Tu hai tre possibilità: basso, medio e alto. Allora, io in genere le pulizie standard le faccio con la velocità media, però anche alla velocità bassa tira che è una meraviglia e magari lo puoi utilizzare quando qualcuno dorme in modo che non è affatto rumoroso, ma magari è più silenzioso alla potenza minima. Poi, una cosa fondamentale che per me è davvero, forse merita più dell'articolo stesso in generale, io do più attenzione al post vendita che alla qualità dell'articolo, nel senso che se un'azienda riesce a supportarmi dopo che io ho comprato l'articolo, secondo me è assolutamente un punto a loro vantaggio che dà ancora maggiore valore all'oggetto. Quando io ho comprato questo, avevo il bastone arancione e facevo veramente fatica a sganciarlo e a riagganciarlo. Cioè, lo dovevo mettere in mezzo alle gambe, tirare con due mani e dicevo, ma non è possibile, ma io vedo tutti che fanno clic, clac, clic, clac. E con tutti gli altri accessori non mi succedeva, quindi era l'aggancio del bastone. Ho chiamato il centro assistenza e senza avere un minimo di esitazione, senza volere un video, senza volere niente di niente, mi hanno inviato in 2 giorni il bastone nuovo. Non c'era il colore arancione, mi hanno fatto scegliere tra gli altri colori disponibili, perché il bastone è sempre uguale, e io ho scelto il bastone rosso. Quindi anche dal punto di vista di assistenza clienti per me è il top. Un'altra cosa fondamentale che per me ha fatto la differenza è che puoi farlo usare a chiunque. Allora, puoi delegare marito, figli, la stanzetta dei ragazzi se la puliscono in un attimo. Prendono il Dyson, fanno così, anche perché è assolutamente snodabile, quindi è veramente divertente usarlo, e in un attimo si puliscono la stanza. Si devono dare una spolverata alla libreria dove ci sono tanti libri, prendono questo e in un attimo tirano via senza pezzi, spray, eccetera, eccetera. Il marito, subito dopo pranzo, subito dopo cena, si diverte a passarlo sotto il tavolo. E io ho trovato proprio il divertimento nell'usarlo, sia per me che per gli altri. Quindi per me questo è un valore aggiunto, posso delegare. Se fosse stata l'aspirapolvere con il filo, già il pensiero avrebbe fatto desistere. Ti ho parlato di tutti i vantaggi, penso di non averne scordato neanche uno. Adesso ti dico lo svantaggio, chiamiamolo così, unico, solo e limitato, il prezzo. Il prezzo è impegnativo, però lo puoi pagare a rate. Io per esempio ho usufruito della rottamazione, ho portato un mio vecchio aspirapolvere che non funzionava più e mi hanno fatto 100 euro di sconto. Se non puoi permetterti l'ultimo modello, perché comunque secondo me la differenza alla fine è poca, anche se compri 2 modelli precedenti, tipo adesso è uscito il V11, anche se compri il vuoto è sempre spaziale, è sempre top, è sempre potentissimo.
Lo stesso vale per il V7, sono delle piccole differenze, per esempio la modalità di svuotamento, che qua c'è una piccola barretta di silicone che ti consente quasi di pulire anche l'interno quando tu lo svuoti, oppure il supporto che nel V8 non è ad aggancio ma è a dondolamento. Ma sono veramente delle piccolezze, quindi se riesci a trovare l'occasione anche di un modello precedente, io penso che sia la svolta. La mia sensazione di punizione quando faccio le pulizie si è assolutamente alleggerita. Non dico che mi piace, non mi piacerà mai fare le pulizie, su questo non ci sono dubbi. Rimarrà sempre una cosa che io non faccio con slancio, ma mi solleva assolutamente da un peso incredibile, nel senso che io non ho mai avuto la casa così pulita, non ho mai, come dire, pulito ciclicamente sopra, gli stipetti. Se prima per me era una tragedia pulire sopra gli armadi e fare le pulizie, quelle veramente impegnative, adesso diventa una cosa che si può fare. Quindi io dopo un anno di utilizzo ti dico che benedico assolutamente ogni centesimo che ho speso nel Dyson perché ti rivoluziona la vita. Allora, ti ho detto tutto ciò che c'era da dire, vantaggi, svantaggi, cosa ne penso, perché l'ho comprato e se te lo consiglio, assolutamente sì. Dopo un anno di utilizzo sono ancora più convinta del primo giorno. Io spero che tu possa avere la possibilità di provare il Dyson. Se non è il Dyson, magari è qualcosa di vicino. Anzi, ti metto giù nel box info, secondo me, l'unico degno concorrente del Dyson, che è lo Xiaomi, che ha pure la luce e che io non ho comprato solo ed esclusivamente perché all'epoca l'assistenza non era in Italia. Quindi, se mi si fosse rotto qualche pezzo, non avrei saputo come fare anche nel contattarli in Cina. Io ti ringrazio per essere stato con me fino all'ultimo, come sempre. Spero che il video ti sia stato utile. Se è così, metti un bel pollice in su e iscriviti al canale se non l'hai già fatto. E noi ci vediamo al prossimo video.